Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Alessio Joestar, che vuole che faccia due parole sul film del 2002 brasiliano di Fernando Meirelles, City of God. Allora, City of God è un film caltissimo, appunto, che racconta la storia nel favelas da fine anni 60 primi anni 80, appunto, di questo buscapé, ragazzino che vorrebbe fare il fotografo e che cresce in queste favelas e che intorno a lui vede sempre più morte, distruzione, droga e tutto il resto che c'è nelle favelas. In questo seguiamo lo sviluppo di questo Danino, questo ragazzetto che praticamente si mette al servizio di Cavalera all'inizio e poi si rende conto che più che le rapine quello che conviene è spacciare coca, quindi inizia a spacciare coca e diventa uno dei narcotrafficanti più grossi che ci sono appunto nelle favelas, in questa fantomatica Cidade de Deus, appunto, la città di Dio, oppure appunto City of God, lì appunto tutta la narrazione e via dicendo. Un film un po' bipolare, un film sicuramente un buon film, chiaramente ha delle cose ottime, è un film nudo, crudo, è un film che mostra quello che è senza troppi problemi, è un film che in realtà nel suo mostrare così facilmente la violenza è un film contro la violenza e fa notare come la violenza sia sempre sbagliata e che comunque vale di più una foto appunto che una pistolettata, e quindi è un film che sinceramente a me è piaciuto, l'ho trovato abbastanza un po' derivativo a livello di messa in scena, passa un po' da Scorsese, un po' di Tarantino, un po' di, certo, i punti sono alti e le ricerche sono alte, quindi è un film che scorre benissimo, violentissimo, un film che non si maschera, anzi che regala due ore di ottimo cinema, purtroppo penalizzato un po' secondo me dal fatto che il regista ogni tanto sembra dare l'idea quasi di goderci che ci siano le favelas, non so, è un po' la spettacolarizzazione di questa miseria, un po' questa idea appunto gradire quasi che nelle favelas ci sia ciò, così ci può girare un film, non lo so, dà un po' il senso di dare anche una voglia di spettacolizzare un po' troppo la violenza, un po' troppo questa, a livello più che altro che di forma, non sto parlando di sostanza, a livello proprio estetico, il film pur essendo molto commerciale, molto, come ho detto, interessante per le sue derivazioni, seppur siano anche stesse ruberie, rimane comunque come sostanza, diciamo come forma un po' a botte con questa sostanza, perché ripeto, per me è eccessivamente patinato, eccessivamente spettacolare. Certo sta che comunque il film denuncia quello che deve denunciare, il regista sa sicuramente fare il suo mestiere, il montaggio è ottimo, così come la fotografia, così come sono bravi tutti gli attori a me sconosciuti, però nonostante il film sia per molti un capolavoro, per me non lo è assolutamente, per molti sia un film cult e quello lo è di sicuro anche per me resta un film buono, ben fatto, ma che appunto difetta secondo me di un'eccessiva derivazione registica e soprattutto anche della spettacolarizzazione delle favelas e di questo, diciamo così, voler mostrare queste efferatezze e questa violenza nelle favelas quasi con occhio da voyeur più che da documentarista. Ecco, comunque il film funziona, è un film che va visto assolutamente perché è uno dei cult più importanti degli anni 2000 ed è uno dei film più amati al mondo, quindi probabilmente mi sbaglio io a non reputarlo un capolavoro visto che lo è praticamente per tutti. Per me resta un buon film con alcuni difetti di scrittura un po' faciloni e soprattutto, come ho detto, con una forma che ogni tanto veramente fa botte con la sostanza, comunque il film resta veramente interessante.